io sono Fabrizio Pozzi, della stampa di Grigio Online. La prima domanda però la faccio al direttore. L'arrivo di Lamesta è una sorpresa. Sì, è una sorpresa dell'ultima ora, però è una cosa che alla quale stavamo lavorando da un po' di tempo, perché ci serviva un giocatore che potesse avere caratteristiche diverse da quelli che abbiamo attualmente in rosa. Pensiamo di averlo trovato in Davide, perché ha caratteristiche di bravura nell'uno contro uno, salta l'avversario, secondo me è un giocatore che potrà arricchire il parco degli attaccanti, ci potrà permettere anche di cambiare modulo, magari di giocare anche con tre giocatori più offensivi. Ha un buon calcio, tira bene i calci d'angolo, tira bene le punizioni. È un piccolo, per dare delle caratteristiche di un giocatore più famoso, è un piccolo Chiricò, così mancino, bravo anche nel difendere la palla, lascia intendere di avere delle qualità. Naturale, è un 2000, è ancora in fase di completamento, però ci crediamo e penso che possa darci una grossa mano. Sono tutti e due arrivati a titolo definitivo? Tutti e due a titolo definitivo. Fino al? Fino a giugno, ma abbiamo l'opzione per averli anche per l'anno prossimo. Quindi possono rimanere con noi per un'altra stagione. Francesco Conti, quando rivolgo sempre magari al direttore, sono previsti eventuali altri arrivi? Se sì, in quali reparti, eventualmente quali secondo lei necessitano di ulteriori novità, eventualmente? Ma allora, sicuramente qua arriverà un altro attaccante. E cerchiamo di lavorarci in modo da poterlo far arrivare agli ordini di Rebuffi nel più breve tempo possibile, però vogliamo cercare di non sbagliare la scelta. E poi saremo pronti magari se ci fossero delle situazioni opportune per completare un altro reparto, magari nel reparto difensivo forse abbiamo bisogno di un under che possa aumentare le possibilità del mister, ma saremo pronti a sfruttare le occasioni per qualsiasi giocatore interessante che possa capitare. Attaccante di esperienza o giovane e difensore terzino o centrale? Allora, il difensore esterno giovane, perché magari abbiamo bisogno di un under che possa alternarsi a Nuzzella, e davanti un attaccante che abbia un pochino di esperienza, un po' di peso atletico che possa aiutare a sostituire Silla quando non abbiamo Silla, che in questo momento abbiamo solo lui, e quindi vogliamo avere una possibilità in più. Beh, sono sempre io. Come mai hai scelto di cambiare maglia a metà stagione e proprio indossare quella dell'Alessandria? Allora, ma semplicemente non è che c'è molto da spiegare. Quando hai una società storica blasonata come Alessandria che ti cerca, è solo un piacere fare questa scelta. Quindi non ci ho pensato sinceramente due volte quando il direttore mi ha contattato, anche se ovviamente la situazione è complicata, però io sono dell'idea che il girone di ritorno è tutto un altro campionato dove contano principalmente le motivazioni, e so che qua di motivazioni per rimanere in questa categoria ce ne sono tante. Io sono molto motivato per dare il mio contributo e quindi non ci ho pensato due volte a scegliere Alessandro. Se volessi descriverti dal punto di vista tecnico, anche tattico, che parole useresti? Ma in questi ultimi anni ho fatto un sacco di ruoli, ho avuto tanti allenatori che mi hanno utilizzato per svariati ruoli del centrocampo, da play sia centrocampista centrale, a mezzala, a trequartista, a volte ho dovuto fare anche trequartista, quindi
caratteristiche. Io cerco di dare il mio contributo, sono un giocatore che corre fino allo sfinimento, cioè, e cerco anche di dare un supporto a livello tecnico, cioè cerco di abbinare le due cose nel migliore dei modi. Adesso vedrò il mister cosa richiederà da me, ma io sono a completa disposizione per fare quello che serve. Hai già incontrato l'allenatore? Sì, mi sono già allenato con la squadra, ho già fatto l'allenamento. E dal punto di vista fisico sei in condizioni di poter giocare, per esempio, già domenica? Assolutamente sì. Sì, no, sto bene fisicamente, ma il mio impiego, ecco, relativo a San Giuliano ultimamente non era meno. Esatto, ho giocato poco, non tanto per problemi fisici quanto per scelte tecniche, quindi che ho accettato. Beh, quando giocavi di più, San Giuliano è anche più alto in classifica. Bisognerebbe dirlo. San Giuliano ormai non è più un problema mio, sinceramente. La sorpresa, direi, perché non ci aspettavamo di assistere alla presentazione anche di Davide Lamesta. Sì, sicuramente in questo periodo qua non pensavo neanche io di venire qua. Nell'ultimo periodo mi ha contattato il direttore e sono molto felice che abbia fatto questa scelta insieme anche alla mia agenzia e spero di dare il mio contributo a raggiungere il nostro obiettivo. Qual è il tuo obiettivo invece a livello personale con questo cambio che ultimamente a Piacenza forse non eri molto utilizzato? Sì, sicuramente cercherò di dare il massimo alla squadra e alla società per cercare di avere più minutaggio, però per questo io penso subito a centrare l'obiettivo insieme alla squadra, poi il minutaggio e il resto ci penserò al campo. Non è la tua prima esperienza in provincia di Alessandria, vero? No, non è la prima volta, perché ho giocato in Serie D a Casale, ma in Serie C sì. Serie C. E quali sono invece le ragioni che ti hanno spinto a fare questo tipo di scelta, ma dico a livello personale, perché appunto è una scelta importante, hai lasciato una piazza dove comunque sei anche stato considerato piuttosto bene. E ovviamente qui bisogna venire per cercare la salvezza. Sì, sicuramente riprendo le parole di Luca, è una maglia pesante, una maglia storica, e sono molto felice di essere qua e come ho già detto prima speriamo di raggiungere insieme gli obiettivi. Sì, concordi appunto con le caratteristiche che delineava, no, il direttore Cerri. Insomma, è quello insomma il ruolo, comunque l'attitudine che prediligi. Sì, sicuramente ringrazio per le belle parole del direttore. Io non riesco a autovalutarmi se non sono i miei compagni o il mister, ma cercherò di dare il massimo sempre. Una domanda che vale per tutte e due. Tu ti sei già allenato? Sì, oggi. Che clima avete trovato all'interno dello spogliatoio? Ma allora, il clima è un clima positivo, che è la cosa più importante secondo me, perché un clima negativo comunque ti approcceresti a delle partite importanti come quelle che stanno per avvenire, già diciamo, non dico quasi da sconfitto, però cioè secondo me l'aspetto mentale nell'affrontare soprattutto queste partite, consapevoli che siamo una squadra comunque ben messa in campo, ben costruita, ok, giovane, però con dei valori, secondo me deve dare consapevolezza a tutti, che comunque sia sono partite che si possono affrontare nel migliore dei modi e cercare di prendere comunque dei punti importanti. Quindi ho visto assolutamente un clima positivo. Questo è una cosa buona sicuramente. Poi ci saranno, adesso vedremo, comunque sia quello, le partite che affronteremo saranno partite complicate, ma io sono fiducioso.
Sicuramente avrà già detto tutto Luca, ma sono consapevole che sicuramente ora manca un po' di, tra virgolette, fiducia, perché c'è bisogno di risultati, e con i risultati si riesce ad essere sempre più forti assieme. Quindi ho visto un gruppo positivo, il mister positivo, tutti positivi, quindi cercheremo di andare avanti. Anche tu sei nelle condizioni ideali per poter giocare anche domenica? Sì, mi sono allenato fino a ieri, quindi anche oggi sono pronto anche per domenica. Domanda di Mim, la domanda a Luca, come ti caratterizzi, come ti definisci tatticamente, più o meno ce l'hai già spiegato, soprattutto che cosa ti ha chiesto il mister al primo incontro con lui? Ma il mister mi ha detto che quello che è mancato più che altro in questo girone d'andata è quell'esperienza magari di in mezzo al campo, comunque di dare una mano a... No, il mister mi ha detto che comunque sia mancata forse in alcuni dettagli un'esperienza comunque dovuta anche a un fattore comunque d'età, e quindi mi ha detto ecco di cercare di aiutare la squadra con una presenza, con una voce, con determinati atteggiamenti, e io sono assolutamente contento anche di questa richiesta e farò il massimo per poterla esaurire. Potrebbe essere una domanda valida anche per la mesta. Cosa ti ha chiesto mister Rebuffi? No, sicuramente mi ha chiesto massimo impegno, che uno con le mie caratteristiche serve molto nella fascia. Poi sinceramente gli avevo detto che darò il massimo per questa squadra,